Benvenuti al social media team del meeting alla Fondazione Oasis. Allora, Maria Laura, raccontaci un po' in che cosa consiste e qual è lo scopo della fondazione. La Fondazione Oasis è una fondazione internazionale creata dal Cardinale Angelo Scola nel 2004 quando era Patriarca di Venezia. Da allora è cresciuta, si è allargata ed è diventata una realtà che attraverso una serie di strumenti diversi lavora per l'ideale della promozione della conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani e per favorire nel modo più autentico, più esperienziale l'incontro tra persone che vivono una esperienza di fede e soprattutto che si giocano nelle implicazioni di questa fede nella vita di tutti i giorni. Gli strumenti della fondazione sono diversi, c'è la rivista che è semestrale, plurilingue, escono 5 edizioni diverse, una in italiano, una in inglese arabo, una francese arabo, una in inglese urdu. E accanto alla rivista c'è la newsletter che invece è un periodico ormai quasi settimanale, sempre in varie lingue, italiano, francese, spagnolo, arabo, inglese e avanti, ne aumenteranno nel tempo. Abbiamo una serie di libri per fare alcuni punti di approfondimento su alcuni temi che l'attualità ci porge o diciamo una memoria intelligente, memoria futuri potremmo dire. E poi una serie organizziamo nel mondo, in Italia, in Europa, nel Medio Oriente, ma anche in varie sedi dell'Occidente, eventi internazionali proprio per favorire l'incontro tra le persone, proprio per trovarci a contatto con chi vive un'esperienza diversa. Ecco perché, per presentare veramente bene che cos'è la Fondazione Oasis, è importante questa sottolineatura che ci tengo a fare, cioè Oasis prima di tutto è un soggetto, una rete internazionale di persone che condividono questo gusto per una condivisione nella vita concreta attraverso una lettura culturale molto dettagliata, approfondita e anche che si lascia provocare dai fatti, che come dire, condividono il desiderio di indagare tutte le dimensioni della fede che si gioca appunto ogni giorno. Grazie. Questo momento storico è molto importante in Egitto, in Siria. Qual è il valore che anche la Fondazione può dare in termini di comunicazione e anche di informazione alle persone? Ma credo che prima di tutto sia molto importante andare oltre la cronaca minuto per minuto, perché oggi vediamo facilmente quello che succede ad esempio in piazza Tahrir, possiamo sapere quasi in tempo reale cosa succede, ma facciamo fatica a collegare i fotogrammi tra di loro, cioè a capire che cosa c'è dietro, la storia che c'è dietro. Allora per questo è molto importante una analisi che non può che passare secondo noi attraverso dei testimoni informati e credibili. E per esempio adesso parliamo dell'Egitto e della Siria, evidentemente le persone che vivono là sono le prime persone da ascoltare. Per noi ad esempio è molto importante il rapporto con le comunità cristiane locali. Per esempio proprio adesso abbiamo pubblicato la dichiarazione che il Papa Copto ha appena reso intorno ai fatti che sono avvenuti in Egitto. Però è anche importante per noi che questo tipo di esperienza delle comunità cristiane locali sia allargato anche alle società musulmane in cui vivono. Cioè noi non crediamo all'atteggiamento vittimista, ma vogliamo mostrare come queste comunità condividano le sfide con tanti altri attori musulmani. Per questo anche traduciamo tante voci e facciamo anche un lavoro linguistico che ci impegna di tradurre voci di pensatori, di autori arabi, cristiani e musulmani per cercare di illuminare l'attualità e poi anche giudicarla. Quindi rimandiamo all'approfondimento sul sito della Fondazione Oasis e ringrazio ancora la vostra presenza. Grazie. Grazie.